followers su Instagram, 10 milioni di followers su Twitter, 6 milioni di amici su Facebook, 800.000 euro di debiti col fisco, più cliccato di una bajur. Chiara Ferragni gli ha chiesto di sposarla durante un concerto di Fedez. L'unico, inimitabile, Vittorio Secret. Top, 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 top. Palazzetto dello sport, top, 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 top. Palcoscenico, top, 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 albero, top, 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 orchestra, top, 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 pubblico, top, top, top. Io come sono? Un attimo che parcheggio. Io questa merella me la porto sempre dietro, perché per essere sempre al top, 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 top in tutte le occasioni, capito? Perché se la moda cambia velocemente, io sono pronto. Io so già come mi vesto a Capodanno, ma non questo Capodanno, quello del 2022. Io so già come mi vestirò nell'aldilà. Voglio andare davanti al Padre Eterno così. Deve essere lui a dire a me: ti sta da Dio. Perché sono top, 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 top. Io sono troppo avanti. Una volta ho tamponato uno, sono sceso a guardare, ero io. Sarò avanti. È cambiata la moda. Sono andato vestito così al dottore, mi ha detto: si spogli. Mi spoglio io, si vesta meglio lei. Adesso però dobbiamo fare una storia su Instagram, eh? Va bene? Guardate tutti qua che andiamo in diretta su Instagram, va bene? Ciao ragazzi, sono Vittorio Secret, guardate il pubblico di Livorno, meraviglioso. Sì, lo so, sono vestiti male, però... perché non mi seguono. Salutate, salutate, salutate. E sai, salutano, eh. È finto. Cosa salutate? Pensa qua come si è messi. Signora, ma se è vestita a cipolla lei stasera? No, perché a guardarla mi viene da piangere, sicché... Mi segua su Instagram, ma a una certa distanza, perché sennò mi fa fare una brutta figura, eh? È ricambiata la moda! Sono cool! Dovreste guardare le facce quando entro la domenica mattina alla messa. Vestito così, mi guardano tutti. Io alla messa ho parecchi followers. Il prete si è arrabbiato perché seguono più me che la messa. Caro prete, se vuoi essere un prete top, 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 alla comunione non devi dare l'ostia, devi dare il sushi! Sushi, uramaki, all you can eat, che toglie i peccati al mondo, /.org/spritz. È ricambiata un'altra volta la moda. È ricambiata la moda. Questo è bello perché, sai, nella moda bisogna avere anche gli occhi di dietro, eh?
guardo questi vestiti e penso, guardate come andavamo in giro vestiti 5 minuti fa, quanta nostalgia. Parlavamo di queste cose l'altra sera a cena, sera io, uno youtuber, 2 rapper, 4 influencer, 3 blogger e un herpes che mi è venuto per capire con chi ero a cena. Ma questi sono i lavori del futuro, gli influencer top, top, top. Noi influencer dobbiamo ringraziare il cielo, dobbiamo accendere un cielo a Saint Laurent, perché un lavoro ce l'abbiamo. Pensate invece a quanti giovani, giovanissimi, che devono andare all'estero per inseguire un sogno. Ma non è sempre così, perché ci sono giovani che hanno fatto una scelta, che si sono impegnati fortemente per rimanere in Italia. Ciao, top, 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 top! Perché anche noi influencer abbiamo un cuore. Anche noi influencer ci teniamo al sociale. Vogliamo parlare del problema degli sbarchi? Da troppo tempo ormai vediamo immagini di gente che dopo aver passato giorni e giorni in mare finalmente tocca terra con la speranza di un posto migliore. Ammassati sui barconi delle schleppe da 50-60 metri. Ognuno migra per motivi diversi. Chi scappa dalla fame, chi scappa dalla guerra. Loro scappano dalla finanza. Ma non vi voglio intristire! Seguitemi su Instagram, top, top, top! Seguitemi, raccontatemi i vostri problemi, perché i problemi non vanno risolti, vanno condivisi!